Ho lasciato un lavoro sicuro, ben pagato, in un ambito per il quale avevo studiato all'università, in piena crisi Covid, per dedicarmi al 100% al mondo delle criptovalute. Sono pazzo, vi starete chiedendo. Oggi spero di convincervi del contrario, raccontandovi un po' la mia storia. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi ve l'ho detto, vi parlo un po' di come è nato questa passione per le cripto, come è diventato un lavoro e com'è stata la transizione dal lavoro dipendente a questo completamente diverso tipo di lavoro. Faccio una premessa prima di iniziare, ovvero che io non sono assolutamente uno di quelli che demonizza il lavoro dipendente, che denigra il lavoro dipendente e che vede con inferiorità coloro che lo fanno. Anzi, io porto massimo rispetto per chi lavora da dipendente e bisogna sempre guardare un po' a se stessi, insomma, ogni situazione è a sé, non bisogna permettersi di giudicare quello che fanno gli altri e il lavoro ha sempre massima dignità qualsiasi lavoro sia. Quindi chiudiamo questo mito del bisogna lavorare per se stessi per forza di cose perché non è affatto vero. La mia storia ovviamente inizia con il mio ex lavoro da dipendente. Io ho lavorato per un'azienda che gestiva alcuni processi di automazione in svariati ospedali sul territorio italiano, ma non solo, nell'ambito appunto healthcare automation, l'ingegneria clinica. Io ho studiato ingegneria biomedica all'università per 5 anni. 3 anni fa, era il 2017, ho iniziato a scoprire un po' il mondo delle cripto ed è stato veramente un qualcosa di pazzesco perché mi ha assorbito sempre di più. E io da sempre ho avuto la passione comunque per la finanza, per l'investimento e per i mercati in generale, perché ho da sempre sostenuto che le nozioni di finanza personale, le basi di come investire il proprio capitale, fossero un qualcosa di fondamentale per poter avere un certo tenore di vita. È veramente una cosa che ti cambia la vita. Consiglio a tutti, ne approfitto, di farsi una cultura veramente sulla finanza personale. È importantissima, fa la differenza. Detto questo, quando ho scoperto le cripto, appunto, è un po' come se tutti i puntini si fossero allineati, perché da un lato c'era il lato finanziario, economico, speculativo, anche era un mercato veramente interessante. Dall'altro c'era la tecnologia. Io sono anche abbastanza nerd e quindi queste due cose mi hanno assorbito in una maniera pazzesca. E da qui è un po' iniziato il mio sogno, ovvero ho detto: caspita, voglio scoprire sempre di più e mi piacerebbe farlo diventare un lavoro a tutti gli effetti, perché ho sempre avuto questa aspirazione di volermi mettere in gioco, di voler fare della mia passione un lavoro. So che è una frase veramente banale, detta così, che sembra quasi da cartone animato, però io ho sempre avuto un po' questa fissazione. Mi piace molto espormi al pubblico, mi piace molto la condivisione, mi piace molto avere a che fare con le persone e per farvi un altro esempio, strapparvi una risata, nella mia vita precedente, no, vero, a fine liceo, inizio università, ho fatto anche il DJ, insomma sono un po' una persona eclettica, diciamo, e quindi per gioco davvero ho iniziato a fare video su questo argomento nella speranza appunto di fare la mia piccola parte, quantomeno all'inizio, per la divulgazione su questi temi. Ho visto che questi video sono stati seguiti sempre di più, si è creata una piccola community e poi ho avuto un grosso colpo di fortuna, perché la fortuna ha sempre un ruolo chiave in queste cose, ovvero che ho iniziato l'attività sul mio canale YouTube prima della grande bolla del 2017, che è quella che mi ha fatto accelerare di più in assoluto. Da lì in poi è stata un'attività bene o male continuativa e per quasi 3 anni, pensate, è stato un secondo lavoro di fatto, perché comunque io tornavo a casa, mi mettevo qui, mi mettevo a produrre contenuti, mi mettevo a seguire i mercati, ad aprire posizioni, a gestire vari investimenti e così via. E quindi potete capire quanto io sia diventato matto. Però ci tengo a dire una cosa, ovvero che non ho voluto lanciarmi subito, non appena ho scoperto il mondo delle cripto e ho scoperto di avere un po' di seguito comunque sui miei canali social, perché mi sembrava una mossa molto affrettata. Lo sapete, io, nonostante non sembri, dopo la dichiarazione che ho fatto all'inizio di questo video, sono una persona molto cauta e che cerca di controllare il rischio, di gestirlo e minimizzarlo in tutti gli ambiti, nel trading ma anche nella vita, è importantissimo. E per questo motivo non è che appena ho avuto uno spiraglio di possibilità da
spaventato dalla FOMO del 2017, vedendo che comunque tutto cresceva, mi sono subito buttato al 100% su questo, perché mi sembrava un possibile errore. Per quale motivo? Perché all'inizio una nuova attività come questa, che è un qualcosa per definizione di volatile sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista di interesse delle persone, dal punto di vista di valore degli asset stessi, parlando delle cripto e così via, mi sembrava appunto estremamente rischioso buttarmi senza aver nessun tipo di dato, nessun tipo di test fatto. E quindi ho deciso di fare un periodo appunto di testing, che sono stati quei 2 anni e qualcosa, che vanno dall'apertura del mio canale alla chiusura del mio rapporto lavorativo da dipendente, durante i quali ho fatto doppio lavoro. Il primo obiettivo era quello di appunto testare l'attività, che poi vi spiegherò meglio tra poco in che cosa consiste, durante diverse condizioni del mercato, durante un bull market, durante un bear market, durante un mercato insignificante, e vedere se c'era possibilità comunque di monetizzarla in continuazione, di continuare ad avere un'entrata e addirittura una prospettiva di crescita indipendentemente dalla fase del mercato. La seconda cosa, che spesso si sottovaluta, era vedere se la passione sarebbe continuata, capire se dall'inizio a 1 anno, 2 anni di distanza questo nuovo lavoro sarebbe diventato già noioso, oppure mi sarebbe appunto un po' disinteressato, perché io spesso anche in passato sono stato così, ovvero sono estremamente curioso, mi avvicino a tante cose, però poi mi annoio in fretta. Fortunatamente in questo caso non è stato così. Un'altra cosa della quale ho voluto aver prova prima di fare il passo definitivo è stata la possibilità di declinare poi l'attività in diversi modi e di diversificare un po' il modello di business della medesima, proprio per evitare, così come negli investimenti, vedete come le tematiche spesso si ripropongono, di mettere tutte le uova in un singolo paniere e di creare un cosiddetto single point of failure, ovvero che se quella cosa lì va male sei fregato e rimani in braghe di tela. Una volta accertato, ci è voluto tanto tempo e tanto sacrificio, perché adesso ve lo sto raccontando come una cosa semplice che veramente dall'oggi al domani si fa, ma sono stati anni di sacrificio, perché comunque potete immaginare cosa vuol dire fare 2 lavori. Poi tra l'altro a me piace anche allenarmi, mi piace avere una vita sociale, convivo con la mia ragazza, e quindi potete immaginare tutte queste cose messe insieme tutto ciò che era sacrificabile era il sonno. Detto questo, andiamo all'epilogo. Quindi, che cos'è The Crypto Gateway? In cosa consiste la mia attività? È un'attività che si declina, come vi dicevo, sotto diversi ambiti. Innanzitutto, investimenti personali. Ho imparato tanto nel mondo delle cripto, mi sono permesso di diversificare un investimento al punto tale da avere una rendita costante, e quello ovviamente è uno dei principali pilastri. Il secondo pilastro è quello formativo. Io ho deciso di non monetizzare sulle informazioni che divulgo, quindi di non creare corsi a pagamento, di non creare appunto video premium, gruppi premium e cose di questo tipo. È una mia decisione, opinabile oppure no, qualcuno mi ha detto che sono pazzo, ma io ho preferito fare così perché ci tengo all'informazione gratuita per tutti. Non nego la possibilità in futuro di erogare delle consulenze, quindi per chi si vuole avvicinare a questo mondo, per chi vuole capire come funziona, one to one, però mi piacerebbe veramente al limite seguire persone. Il terzo ramo riguarda la collaborazione con diversi progetti nel mondo delle cripto per avvicinargli un pubblico, per aiutarli in alcuni aspetti strategici, per dare studi di fattibilità, insomma tutto ciò che può servire ad un progetto nascente per avere successo e per avvicinarsi a un pubblico sempre più ampio. Inoltre lavoro con alcuni hedge fund, sempre sotto il profilo strategico, soprattutto nell'ambito del trading algoritmico e del trading automatico. Ovviamente non prendo in mano i soldi di nessuno, non gestisco capitali, né do consulenza finanziaria, perché chiaramente non sono abilitato a farlo. E infine c'è l'attività che qualcuno chiama da influencer, anche se è un nome che a me veramente non piace, perché implica il fatto che io debba influenzare le persone, ma in realtà io cerco sempre come mission mia di rendere le persone autonome e consapevoli, cioè non fargli fare quello che dico io, ma dargli la possibilità di fare con la propria testa. E in sostanza questo paga sotto diversi aspetti, dalle affiliazioni ai referral, ai video sponsorizzati, insomma tutte cose di questo.
questo tipo. Sostanzialmente una fotografia attuale della mia attività è questa. Non nego che ho intenzione poi di espanderla in altri settori e poi ovviamente in futuro vi comunicherò tutto una volta che ciò si concretizzerà, però appunto l'idea è di non fermarsi mai, quindi di non stare dove si è al momento, ma di cercare sempre di avere un piano B. Tra l'altro, a proposito di piano B, per farvi capire quanto io sia cauto in questi termini, mi immagino anche lo scenario peggiore in cui le cripto spariscano, sto studiando per prendere il diploma, il certificato da consulente finanziario ed eventualmente avere uno spiraglio anche lì, quindi per potermi regolamentare nella finanza tradizionale. È importantissimo la gestione del rischio anche quando si fa un'attività di questo tipo. E quindi niente, detto in parole povere, questa è la mia storia, è l'inizio della mia storia, perché per me è iniziata a novembre, il primo di novembre, e adesso non vedo l'ora insieme a voi di vedere che direzione prenderemo. Se avete dei suggerimenti da darmi, anche un incoraggiamento, qualsiasi cosa, ragazzi, vi prego fatelo nei commenti, perché a me leggervi mi gasa in una maniera incredibile. Detto questo, noi ci vediamo domani in live per ritornare a parlare di cripto. Ciao a tutti!